E adesso la prossima storia, ci sarebbe da mettere una base lacrima, ma visto che parliamo di matrimoni, Patrizio, chiaramente. Base matrimonio. Base matrimonio. Ma io dico, a tutti rubano qualcosa, a questo cugino la tromba, quando gli lasciano lì apposta. È il periodo suo questo. Camilla, buongiorno Camilla da Milano. Buongiorno trio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, siamo onesti, noi quando abbiamo saputo la tua storia abbiamo detto ti pare possibile. Ci assicuri che è vera? Certo, assolutamente. Ma siamo un paese orrendo. Del 2021. Agosto dell'anno scorso, quindi che cosa è successo? Successo che io lavoro a Milano, una zona molto nota. Sì. Zona abbastanza ricca, eppure mi è successo che dall'auto mi hanno rubato il vestito da sposa. No, no. A quanto dal matrimonio? Un mese. Cioè, quindi tu eri andata a ritirato la mattina dalla carta, poi dovevo andare al lavoro, l'ho lasciato in auto, ma vedevo l'auto da dove lavoravo, eppure la sera quando ho finito il turno ho trovato l'auto con il vetro rotto e poi il vestito rubato. Era a vista il vestito? Cioè si vedeva da fuori? No, era dentro una fodera... Tutto ben impacchettato, ovviamente vetrini invece oscurati, appoggiato da terra. Guarda, mi viene un suggerimento, hai detto che era d'agosto? Sì. Forse si è sciolto per il caldo, si è controllato bene. Ma povera, a un mese, come hai risolto, Camilla? Andando a cercare la cosa più carina, ma conveniente e rapida. Per forza. Perché... il budget poi era quello che era, anche quello, le modifiche non possibili. No, che ingiustizia, che ingiustizia enorme, non è possibile. Però comunque ti sei sposata, il matrimonio va benissimo, no? Sì, però il rammarico è ancora tanto. Ci credo. Sei ancora sotto, Allora, la scelta dell'abito da sposa è una delle cose che proprio sono più importanti, proprio all'interno della cerimonia. Me lo togli. Era bianco, Camilla, il classico abito da cerimonia. Okay. E quanto avevi speso all'incirca, per capire? Tanto. Quando pensate tanto, pensate ancora di più. Tanto. Cioè, era proprio il sogno di una vita. Ma allora, scusa, ma è un furto su commissione, però, no? Ma... non lo so, so che anche non andrà mai a nessun altro quel vestito, quindi... perché tu sei magra? Molto, molto, ed era stato fatto apposta dalla sarta con le misure corrette, quindi questo è ancora di più il peccato, nel senso che nessuna, non so che mercato ci sia degli abiti, però... Ma tu per caso hai controllato su Facebook, sai, puoi vedere quelli che si sposano? Ci sono un sacco di mercatini e anche posti un po' di mercati degli usati, ma no. Niente, quella come si dice, l'hanno caricato su una nave la notte stessa. Chissà dove è andato. Camilla, comunque il tuo matrimonio sarà felicissimo. Come si chiama tuo marito? Si chiama Marco. Si chiama Marco, ci ha dovuto pensare. Marco. Però pensa, Camilla, questa storia ti permette di avere un disco dedicato su Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa, dai. Diciamo grazie. Che ne valsa la pena, dai. Arriva Billy Idol, White Wedding, matrimonio in bianco, appunto. Un bacio, ciao Camilla, buon martedì, grazie a te. Ciao.